Veramente è stato fantastico per me, anche nonostante i tanti anni di esperienza, ho vissuto questo progetto in prima persona e è stata una sensazione fantastica. Oggi terminata con una grandissima partita e direi terminato con un campionato alla grande. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, a tutto lo staff, perché la federazione aveva preso una decisione molto difficile, che era quella di partecipare al campionato di Serie 1, e c'era molto scetticismo. Noi stessi sapevamo che magari non era la soluzione ideale, invece con il lavoro, con un modello di gioco ben chiaro, abbiamo dimostrato che i ragazzi hanno lavorato molto bene, per cui la dimostrazione che nonostante sia stato un progetto nuovo ha dato i suoi frutti. Abbiamo fatto vedere con un lavoro serio, fatto in una certa maniera, dei ragazzi di 17-18 anni possono fare anche 11 punti nel campionato in Serie A. Che campus avevamo trovato ad agosto di 2 anni fa quando sono arrivati? Che campus restituiamo e quindi che ragazzi, che giocatori soprattutto restituiamo al movimento? Proprio oggi, proprio durante la partita, ci pensavo. Era per noi stato molto difficile iniziare la 2, abbiamo perso tante partite perché erano dei ragazzi talentuosi con grande potenzialità, ma con scarsissima esperienza e direi anche una pochezza fisica, tecnica, che rispetto al campionato, voglio dire, rispetto a un certo livello di gioco. Dopo un anno e mezzo è cambiato tutto. E quindi ribadisco l'importanza di lavorare in una certa maniera. Ora, che cosa restituiamo alle società italiane? 16 di giocatori che possono, io pensavo tutti potessero giocare in Serie A1 o quantomeno andare nelle società di Serie A1, ma quando dissi questo non c'era ancora la Silver e direi che con la Silver è ancora migliorata la situazione, perché soprattutto alcuni giocatori che avrebbero fatto tanta panchina in Serie A, magari in Silver, possono continuare questo processo di crescita. Soddisfazione enorme perché stiamo andando in giro e io ringrazio tutti quelli che si sono ricreduti e ce lo hanno dimostrato con dichiarazioni, proprio dicendo: noi non credevamo in questo tipo di lavoro, in questo progetto, e invece ci siamo ricreduti. Questo fa sì che tutto il movimento si possa unire intorno anche al campus per cercare di migliorare sempre. Peraltro giocatori vuol dire restituire giocatori, vuol dire non soltanto giocatori che sappiano appunto giocare sul 40x20 in mezzo al campo, ma giocatori abituati ad un ritmo di allenamento, ad una vita da atleti, da sportivi, e questo nel movimento attuale della pallamano italiana è un patrimonio inestimabile probabilmente. Infatti secondo me la grossa differenza è l'aspetto mentale. E la professionalità che hanno vissuto questi ragazzi allenandosi in maniera veramente da professionisti, come una squadra professionista si allena, per cui rispetto a un 17enne, 18enne che viene da altri contesti, secondo me possono avere una marcia in più. Loro devono continuare ad essere umili, a cercare appunto il miglioramento costante, perché neanche bisogna dimenticare che a 18 anni c'è ancora tanto da imparare. Il tuo augurio a questi ragazzi? L'augurio di ritrovarne sempre più possibile in nazionale senior, perché non ci dimentichiamo che questo progetto è anche servito a portare 2 giocatori in nazionale seniores in tenerissima età. Moltissimi di questi ragazzi sono stati la base non solo della squadra 2004-2005, ma anche quella 2003, e io auguro di continuare così per trovarne sempre di più in nazionale o professionisti con le squadre di Serie A. Un ultimo passaggio su quello che arriverà, e questo biennio di ragazzi, questo biennio di Campus Italia deve fare un po' anche da traino, no? Questi ragazzi sono un po' diventati tra virgolette i punti di riferimento dei più piccoli, di chi sogna di approdare proprio qui al campus e in nazionale, e in questo si va avanti. A proposito, con le selezioni c'è stato un raduno importante con oltre 40 ragazzi nelle settimane precedenti, adesso c'è il campionato mediterraneo. Sì, in effetti i 2004-2005 sono stati un po', non le cavie, ma a un'apripista. Io sto notando che mentre prima
c'era da convincere società, genitori, di fare un certo tipo di scelta per la pallamano e anche per la vita. Io ho visto che nei ragazzi che selezioneremo adesso c'è un'apertura e una grande disponibilità a questo tipo di lavoro, quindi grazie a questi 2004-2005 sarà più facile avere un consenso quasi generale.